Diamo benvenuto a Paolo Federici, Italy Market Head UBS Global Wealth Management, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come è iniziato questo 2019, anche se ormai c'è qualche mese che si porta avanti, e parallelamente, dato che il tema principale del salone è quella sostenibilità, come lo interpretate voi? Il 2019 è iniziato come un anno importante da una serie di punti di vista. Sicuramente i clienti che ci hanno dato ascolto rispetto al fatto di rimanere investiti, che hanno seguito le indicazioni del nostro CIO, che vedeva appunto la possibilità per i mercati di recuperare una parte importante del terreno perso nel 2018, oggi sono felici perché, come noto, il rimbalzo c'è stato e quindi in questo senso hanno in molti casi più che recuperato. Certo, chi si è fatto prendere un pochino più magari dalle emozioni e quindi magari pensava che il fai da te fosse premiante rispetto a soluzioni in delega potrebbe aver sofferto un pochino di più, perché magari ha cristallizzato le perdite nel momento sbagliato. Noi in generale raccomandiamo, come dire, di prendere consapevolezza di che tipo di investitori si vuole essere e in qualche modo assumersene la responsabilità. In questo senso il tema dell'ESG è importante perché è un tema che, oltre, come dire, ai concetti valoriali che tutti conosciamo, fa una parte importante del mercato già oggi. Vi do un numero soltanto: UBS, lo sapete, è il più grande wealth manager al mondo, gestisce circa 3 trilioni di dollari di asset. Ecco, in questo senso oltre un terzo di queste masse sono già investite in temi sostenibili, già oggi. La buona notizia è che anche in Italia è un trend che sta prendendo grande velocità. UBS è stata la prima realtà, tra le grandi, a lanciare una gestione patrimoniale dedicata esclusivamente a questi temi, ed effettivamente l'appetito degli italiani c'è. Da un campione fatto da UBS su migliaia di investitori in tutto il mondo emerge che gli italiani abbiano un appetito maggiore della media su questi temi, circa il 50% rispetto a un 39% medio del resto del mondo. Sono arrivati un po' più tardi, quindi hanno un pochino meno in portafoglio rispetto agli altri, ma la buona notizia è che l'84% degli italiani, quindi di noi, di persone come noi, pensa che questo tipo di investimenti è quanto li farà massimizzare il ritorno su un orizzonte temporale di 10 anni, quindi c'è un futuro piuttosto radioso davanti a noi.